Ciao Daniele, ma tu reinterpreti Daniele, un professore, ci puoi presentare brevemente il tuo personaggio e raccontare com'è stato tornare insomma, a scuola? Allora, è un professore di matematica, la mia prima scena che ho girato è stata proprio quando sono entravo in classe, mi presentavo alla classe e poco prima di girare questa scena ero convinto che mi sarei divertito molto perché appunto adesso faccio il professore e li metto tutto lì. Mi è salita un'ansia e un'emozione impressionanti in quella prima scena ed ero molto più in soggezione io come professore che non loro come studenti. Detto questo, mi sono divertito tantissimo perché è un personaggio leggero, anche se ha un problema molto serio perché ha una seconda vita che tiene nascosta ovviamente perché ha un problema di dipendenza dal gioco. Quindi è un personaggio anche, tra virgolette, drammatico, ovviamente inserito in un contesto di commedia e quindi si cerca di alleggerire, ma si approfondisce abbastanza bene il problema della ludopatia che purtroppo colpisce molti giovani e non solo giovani. Che studente eri, che ricordo hai del tuo esame di maturità? A scuola ero, non lo dovrei dire perché poi magari la sente anche mio figlio e l'ho tanto mazziato perché studiasse, si diplomasse, l'anno scorso lui si è diplomato. In realtà anche io ero un po' un disastro a scuola, sì, diciamo la verità. Mi piacevano alcune materie, come la filosofia, come l'italiano, le materie umanistiche, però poi all'atto pratico di mettermi lì a studiare, molto, molto, molto poco. E quindi l'esame di maturità tuo come era andato? L'esame di maturità me lo ricorderò per sempre, per tutta la vita. Fui il primo interrogato della mia classe, anzi il secondo in realtà, perché venne estratta la lettera I, io sono L, quindi ci fu una ragazza, mia compagna di classe prima di me, che stava per il cognome, e poi io, chiaramente c'era tutta la scuola presente, perché volevano vedere come andavano, l'andarsene degli esami, e mi ricordo tante risate dietro, quindi vuol dire che troppo bene non rispondevo alle domande che mi facevano. Ok, un saluto ai nostri lettori di SMS News, un invito a guardare News, un invito a guardare maturità. Allora, mando un bacio gigante a SMS News, e mi raccomando, non mancate venerdì 12 gennaio, canale 5, in maturità. Ciao. Grazie.